Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2018. Siamo al Gran Premio del Canada sul circuito Gilles Villeneuve. Dopo il nostro Gran Premio di Monte Carlo, che è andato un po' così così, nel senso che per come siamo partiti tutto sommato arrivare a punti non è stato affatto male. Poi ci sta che durante la stagione magari capiti un Gran Premio un po' più disastrato degli altri. In questo caso abbiamo qualche problema nelle qualifiche che si fa sentire in circuito appunto come Monaco, dove è difficile superare. Intanto qui è previsto tempo sereno. Per quanto riguarda la componentistica, stiamo aspettando una miglioria dal punto di vista del telaio, mentre qui ho messo le componenti di gruppo 2, così non mettendo quelle che abbiamo preso l'altra volta non dovrebbe darci penalità, e quelle di gruppo 1 poi le utilizzeremo per le varie prove libere, eccetera eccetera. Il tuo, quindi, tra virgolette, valore momento complessivo. Aspetta, noi dobbiamo andare a scegliere il rivale intanto, che l'altra volta ci siamo scordati. Sì, lo da sappiamo. Quanto ti metti in mostra o da quanto allora. Durante i negoziati, più sarà alto il tuo valore percepito, migliori saranno i bonus che potrai chiedere nel contratto. Ricordati di scegliere, ho capito, un pilota signora, da per favore, mi sta apprezzando. Dalla schermata rivalità della workstation. Una buona prestazione contro il tuo avversario può farti guadagnare del rispetto e migliori condizioni in ambito di revisione contrattuale. Onestamente qui si potrebbe scegliere Verstappen, no, perché abbiamo visto che la Red Bull va forte. A quel punto converrebbe quasi Valtteri Bottas, oppure rinunciamo a qualche puntone in più e andiamo sui due ferraristi. No, andiamo su Valtteri Bottas, dai. Hamilton non lo so, perché potrebbe essere, soprattutto a livello di qualifiche. Vabbè, proviamo Hamilton, va. Se dobbiamo fare una cosa la facciamo col botto, no? Va bene, pronti, andiamo alle nostre qualifiche, sperando che questa volta si riesca a fare qualcosa di meglio, perché qui Leclerc sta macinando come un cinghiale. Ancora benvenuti, speriamo macina. Siate pronti per un'altra fantastica sessione, mentre le squadre si preparano a scatenare le auto per qualificarsi al Gran Premio del Canada. Va bene, vediamo di... Quando si tratta di ottenere un buon tempo sul giro, di solito il segreto è un'ottima velocità massima. Basterà diminuire il più possibile il carico aerodinamico, fare bene le curve e spingere a fondo nei rettilinei. Qui i piloti dovranno pensare soprattutto alla velocità massima. Se diamo per scontato che la vettura sia relativamente a posto per il resto del giro, allora è nei rettilinei che puoi guadagnare tempo. Non è facile sorpassare se sei più lento di tutti gli altri. Su questo può aver ragione. Allora, pronti per le qualifiche? Mi raccomando, concentrati. Anche voi dovete essere concentrati, mica solo io. Tutti concentrati. Dai, così siamo così. Soddisfatti. Vabbè, loro sono soddisfatti, però noi un po' meno per il semplice fatto che Hamilton adesso ha fatto la pole. Scusate, prima andavano bene Leclerc e le Red Bull. Ma prima di salutarci, ricordiamo rapidamente le prime abbiamo sfidato Hamilton e è tornato Leclerc, fenomeno. E scusate. Perez. Vabbè, le qualifiche sono finite andiamo. Subito in gara che siamo ansiosi di gareggiare qui su questo circuito, che alla fine ci porta in linea generale, non ci portiamo sfiga adesso, ci ha portato sempre bene, cioè ce la caviamo benino. Intanto lì siamo a pari con Charles.
si è qualificato meglio di noi? A quanto pare sì, a quanto pare sì. Quindi dobbiamo batterlo in gara per non farci fregare dal compagno di scuderia, se no... Ben fatto, risultato notevole. Cerca di girare così anche in gara. Ma anche meglio, onestamente. Se si può, anche meglio. Perché dobbiamo sicuramente battere il nostro compagno di scuderia prima di tutto, perché la rivalità è molto accesa adesso con Charles, che sta andando bene, sta andando secondo nel mondiale, siamo primi. Ce la battagliamo lì, quindi. Siamo tornati sul fiume San Lorenzo qui a Montreal per il Gran Premio del Canada. Il circuito è stato inaugurato nel 1978. La vittoria andò al mito Gilles Villeneuve, il primo canadese a vincere la gara di casa. Il circuito oggi porta il suo nome. Vabbè, qua come sempre, siamo quasi alla partenza. Sappiamo la descrizione. La griglia di oggi. Lewis Hamilton parte dalla pole position. In seconda posizione c'è Charles Leclerc. E ora vediamo il resto della griglia. Perez. I nostri due rivali, primo e secondo. Bene, bene. Magnussen, Sainz. Va bene, ci rivediamo in gara. Che il tempo è anche un po' così, tra l'altro. Comunque, strategia di gara. Dovremmo fermarci al settimo giro, 7:11. 7:11 ci potrebbe anche stare. O facciamo l'ingresso anticipato? Non lo so. Magari. Facciamo che, come sempre, ce lo segniamo un giro prima. Poi non è detto che ci fermiamo un giro prima. Noi lo mettiamo almeno. Non ci dobbiamo mettere a dire rientro in questo giro. Tanto comunque in questo caso Charles non rientra al settimo, sempre all'ottavo. Perché per loro la strategia è ottimale in quel modo. Noi qua mettiamo sempre un paio di giri in più, perché qui rettilinei ce ne stanno, quindi ci può stare. E niente, pronti per la partenza. Mi raccomando, anche qui il tifo, e concentrati anche qui naturalmente, perché qua ci si gioca tanto. Di all'interno, ma ho capito, ma Verstappen sta a pressare qua. Non avevamo spazio, quindi siamo per forza dovuti buttare lì per evitare la collisione. Attenzione però a... Ben fatto, buona partenza. Mica tanto. Una serie di incroci pericolosissimi. Cazzo vado. Stavo vedendo l'Hertz. Qui si consuma parecchio l'Hertz, quindi dalle prove libere che ho fatto dobbiamo tenerlo buono per un po'. Intanto Hamilton se ne va, giustamente, adesso che il nostro rivale è diventato un fenomeno. Scusate, vanno apposta. Leclerc è lì secondo, Perez terzo. Ci sono ancora le nostre ruotate, ma per evitare di tamponare. Buttati a kamikaze all'interno. Però adesso attenzione, perché Bottas sta pressando. Perez se ne sta andando. Quindi devo stare un attimino concentrati per non perdere il ritmo, soprattutto non perdere quelli lì davanti, perché sennò non li ribecchiamo più. Attenzione che si stanno battagliando Perez e Charles. Charles viene superato, ha perso anche un pochino. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS è disponibile da adesso. Adesso devo stare attenti a non fare una frittata con Charles, perché
qua la ripartenza io la devo fare troppo piano rispetto agli altri, perché sono io che accelero meno, ma nelle prove libere vedete Skoda. Puttana troia Eva, Skoda troppo. Ho provato diversi settaggi, ma questo è quello che ci fa scodare di meno. Pensa tu. Però quello è una cosa classica. Se mi butti fuori ti spacco il culo, eh. Abbiamo perso Charles, maledizione. Ok, bel sorpasso. Il sorpasso ce l'avevamo, la posizione ce la siamo semplicemente fatta fregare. Alla finestra del pit stop. Monteremo gomme ultra morbide. In realtà non so se anticipo la sosta. Non so se convenga. Qua si soffre tanto a questo curvone. Anche là sarebbe da evitare quel cordolo, perché ci fa perdere troppa stabilità. Comunque Perez sta andando forte, perché vedete che anche Leclerc, nonostante il motorone che abbiamo nella nostra Alfa, ha difficoltà. Così come noi abbiamo difficoltà su Valtteri Bottas. Questa è una pista bella ma difficile, che comunque anche qui tutto sommato i muretti sono molto vicini e la pista è molto squisciosa. Soprattutto in questa fase dove io non posso accelerare a cannone, se no ci giriamo male. Questa cosa qua, perdo troppo in queste zone, dobbiamo cambiare. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Ho finito pure la miscela, andiamo bene. Miscela in eccesso. Sai che siamo noi. Oddio no, in realtà il gruppone va. Informazioni su Verstappen. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura. Va abbastanza costante il gruppone qui, c'è un pezzo o sbaglio che è svolazzato via. La finestra del pit stop si è aperta. Tanto attenzione a Charles. Serpentone qui dietro, però va costante, nel senso noi che stiamo rallentando noi la situazione, sono proprio loro che hanno questo ritmo, mentre lì davanti si sportellano. E Leclerc non ci è riuscito a superare Sergio Perez. E adesso dobbiamo rimettere la miscela normale. Quindi ci troveremo ancora più in difficoltà. Cazzo, dobbiamo fare un... Box, box, box. Onestamente, se ci fermiamo magari non diamo. Ok, via libera. Troppa scia, però è meglio di no. Cerchiamo di resistere un altro giro e poi rientriamo. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Non è vero assolutamente. Tanto comunque Leclerc non credo che rientrerà adesso, dovrebbe rientrare comunque al giro dopo.
cazzo. Questa è. Aspetta che io devo rientrare in box. Giovane. Vabbè, lui stacca, io no. Charles deve fermarsi. Vabbè, a posto. Siamo inculati da soli. E invece si ferma. Evidentemente cambiando strategia prima, se cambia in generale. Olè. Bene così. In linea teorica, come le altre volte, qua ogni volta fanno quel cazzo che gli pare, quindi onestamente non lo so. Una penalità per guida pericolosa. Di solito, dove cazzo? Di solito se lui c'ha il pit all'ottavo giro, perché è a seconda non di quello che metti tu prima, perché non è mai stato così, no? Come detto, decidono ogni volta a cazzo di cane, però. Anche se dicevamo box in questo giro, come avete visto, non funziona. Perché noi dovevamo fermarci al settimo giro adesso e lui all'ottavo. Anche se tu metti prima, lui in teoria il suo preferito, teso come strategia per il suo stile, era comunque l'ottavo. Invece a quanto pare no. Qua ci sverniciano male, vabbè. Perché non abbiamo l'erzo. Momenti di distrazione e panico. La carica totale della batteria è a posto. Aumentiamo l'erogazione delle RS per migliorare il ritmo. Troppe stronzate, no? Bandiera verde. Troppi errori. Ottava posizione, quelli davanti penso si sono fermati già, sì. Abbiamo perso un bel po' di posizioni. Bene. Il distacco dalla vettura davanti è 6,3 secondi. Cattro, è una fase difficile questa della stagione. Peccato perché il Gran Premio del Canada ho sempre portato bene, però stavolta ho fatta io la stronzata, o meglio, non sapevo che cazzo decidesse qua i pit, perché purtroppo non è chiarissima come cosa, perché noi abbiamo fatto, avete visto, diversi test lungo l'arco delle stagioni, però ogni volta evidentemente non c'è una cosa predefinita, nel senso che altre volte quando anticipavamo noi la sosta, tipo se rientravamo al sesto giro invece che al settimo, comunque Charles lo faceva fermare all'ottavo. Stavolta invece è andata così, che forse è la prima volta che fa una strategia del genere. L'altra volta abbiamo provato a avvisarli noi tramite la radio, ma non ha funzionato, quindi penso che sia una cosa che decide all'inizio, poi se tu cambi la tua strategia se ne sbattono il cazzo, nel senso, sia che glielo dici sia che non glielo dici. Vabbè, se non glielo dici sarebbe anche più giustificata la cosa, però abbiamo visto che anche se gli mandi l'avviso non cambia niente, quindi peccato. Però peccato, cazzo. Doveva ancora fermarsi. Il distacco dalla prima posizione è 19,7 secondi. La prima posizione se n'è andata alla cieca. Certo, questo rende il campionato più brioso, però se non fosse per ste stronzate, cazzo. Questa era evitabilissima come cosa, però
Come detto, non è sempre prevedibile. Charles sta sempre lì con Perez a lottare. E noi abbiamo perso su Bottas e Sainz qui davanti. Ci servirà di lezione per le prossime volte. Proviamo a macinare il più possibile. La pista è libera, bandiera verde. Se riusciamo a fare qualcosa. E tra l'altro non vorrei dire niente, ma queste ultra soft quasi vanno meglio delle hyper soft. Pilota davanti. Sainz è davanti a te. Distacco dall'auto davanti, 3,0 secondi. Perdiamo 6 decimi a giro. Bene, mi sembra anche giusto. Ultramorbide nuove. Le sue gomme sono state montate 4 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 13,2. Spingiamo, spingiamo. Giri che restano, mettiamo a cannone. Ah no, però c'è anche Verstappen forse lì davanti, che ci ha, diciamo, guadagnato una posizione. Anche di più, perché noi avevamo Bottas dietro. Eh sì, stavolta la strategia è stata sbagliata, quindi. Già stavamo soffrendo, ci metti pure un errore di strategia. Diciamo, abbiamo rifatto la stessa cosa che l'altra volta era successa a parti invertite con Charles. E che tra l'altro non so se si vede dalla minimappa, ma è stato superato da Sergio Perez, perché l'ho visto davanti, quindi. Facciamo ricaricare un po'. Pian piano mi sembra che ci stiamo avvicinando, però. Vedere la minimappa. Buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché come detto qua in Canada di solito facciamo bene, no? Ok, il distacco è 2,2 secondi. Aspettiamolo un po'. Di concentrazione, questo parlo un po' meno. Sto cercando di mettere nel mirino Carlos Sainz. Molto easy. Fai att-
Attenzione, c'è la virtual safety car. Vaffanculo. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo vuol dire che stai andando troppo veloce. No, vuol dire che la virtual safety car è una merda. Se mi fa perdere tempo, ragazzi. Cioè, non perdere tempo, se mi dà penalità. Classiche stronzate. Io guardo la pista o guardo là sopra. Ma fate entrare la safety car normale invece di sta merda di virtual safety car. La virtual safety car sta per finire. Tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Attendi la bandiera verde. Abbiamo perso 7 decimi. Fanculo sta virtual safety car di merda. La odio, giuro la odio. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Vabbè, abbiamo riperso tutto quello che avevamo guadagnato prima, quindi va bene. Un pochino abbiamo recuperato, ma siamo all'ultimo giro, quindi abbiamo messo un po' di cattiveria. Vabbè, come ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Detto la safety, la virtual safety car, c'è cioè un attimino fregato. Abbiamo l'ultima possibilità, non lo so se ce la facciamo arrivare vicino da usare il DRS. Sì, ma sono un po' lontanucci, un po' lontanucci da Carlos. No, niente da fare. Ma porca Eva, ma non potevano mettere la safety car normale, che magari ricompattava il gruppo. La prossima volta spingiamo di più, ok? La prossima volta sì, ma la prossima volta non facciamo le stronzate del pit, che errore mio. Vabbè, che sono rientrato alla cazzo di cane. Riescono a però prendere i trofei da portare a Brackley dopo un altro gran premio. Comunque Hamilton è andato a vincere secondo Sergio Perez e terzo il nostro Charles Leclerc. Noi purtroppo ci siamo dovuti accontentare di una settima posizione un po' si riduce dopo una gara difficile bruttina. Per il Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del comunque giorno? Ovviamente molto combattuto il riesce sempre a dare il massimo a prescindere dalla questo mondiale scuderia, combattutissimo di partenza. Ogni volta 102 noi, 197 rispettivamente Hamilton e Leclerc, quindi oggi il leader della classifica non ha brillato e il suo vantaggio si è ridotto qua, notevolmente però. Questa stagione, vabbè signori, sì, infatti molti colpi di scena. È una stagione molto difficile e complicata per noi. Una prestazione incredibile. Ma che cazzo immagino dici? Sarai soddisfatto? No, per tra niente. Tra te e il tuo avversario c'era una bella rivalità, ma poi ti ha battuto. Ma è la stessa macchina, com'è non ho potuto nulla contro la sua power unit? Ma vaffanculo, no comment. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? No comment. Beh, se no scontentiamo qualcuno. Ma grazie sto cazzo. Niente, GP da non da dimenticare. Però gli ultimi GP sono stati un po' così sottotono per la nostra Sauber. Qua intanto vabbè, le rivalità non sono andate a buon fine. Abbiamo un'altra sfida. Queste stiamo penso che non, non le farò più. Potrai mentre scegliere se partecipare o meno per prima della quanto fine riguarda del la ricerca e sviluppo, prossima volta dovrebbe arrivare il telaio. E a telaio, come detto, è quello dove abbiamo qualche difficoltà in più. Motore siamo messi bene, mentre o di nuovo telaio o un po' di aerodinamica con questi 1400 punti. Aerodinamica la Red Bull è quella che sta messa meglio. E se andiamo con il telaio ci possiamo buttare anche questo. In teoria sì. E abbiamo anche 16% di sconto, quindi si potrebbe sfruttare. Sì, andiamo anche con questo. Riduzione del peso, vai. Così dedichiamo un po' al telaio, che
Era un po' una nostra pecca. Va bene ragazzi, noi allora ci vediamo con il prossimo appuntamento con Formula 1. Mi raccomando, è il momento di soffrire, soffrire insieme. Ma per la nostra Sauber si fa questo e altro, anche perché l'abbiamo portata in alto. Adesso, come detto, ci sono grandi aspettative. Però tutto sommato c'è da combattere anche con gli altri, non è proprio easy. Poi in questo caso qualche problema tecnico-tattico nella strategia. Però ci dobbiamo organizzare questo pit stop. Dobbiamo mettere a tavolino i nostri ufficiali e dirgli: allora, quale strategie sono queste? Datemi una regolata. Vabbè, comunque vedremo nel prossimo appuntamento. Ragazzi, mi raccomando, lasciate like, condividete, seguitemi su Instagram, Facebook, Twitch per le live. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.